noi che siamo andati via dalla città, l'intelligenza napoletana di quel periodo, Francesco Rosi, Raffaele Da Capria, Antonio Pirelli, non per ultimo Pino Daniele e tanti altri ancora, non ritornano nemmeno da morti, però da lontano raccontano Napoli, la decantano. Dov'è il segreto di questa accoglienza napoletana a questi personaggi? Ma il segreto è nella vivacità culturale di civiltà che rappresenta sempre questa nostra città, che è ricchissima di questi valori, che non riesce a perdere neanche quando parte della cittadinanza è degenere. Come fratello più piccolo, piccolo solamente anagraficamente, sì, chiaramente no, quale insegnamento ha lasciato Francesco? Ma sempre, io l'ho ammirato molto, noi abbiamo una differenza di quasi 9 anni, quindi quando lui era un giovanotto, io era ancora un ragazzo e l'ho sempre ammirato perché escogitava cose, disegnava, ricercava, studiava, era fonte di ispirazione continua di fatti interessanti, importanti, culturalmente vivi. Se dovessi dare un taglio architettonico a Francesco Rosi, che taglio daresti? Una architettura del razionalismo, perché lui è sempre stato un cultore delle cose napoletane, tipo Giambattista Vico, Benedetto Croce e perché no anche i nostri martiri giacobini del 99. Grazie, grazie a Massimo Rosi. Grazie a voi. Desidero dire che in una sala come questa, così affollata, così piena di giovani, il ricordo di Francesco Rosi si può concludere dicendo non si muore. Questo è un luogo di un'importanza estrema per la città di Napoli, per noi napoletani, una cittadella del sapere, straordinaria, di grande importanza, piena di cultura e di vita. Bisogna assolutamente sostenere queste nostre istituzioni con tutte le forze, contro l'ignoranza, contro gli atteggiamenti napoletani che io ho definito l'andazzo napoletano. Si fanno le regole, il primo giorno si rispettano, il secondo giorno già vacillano, dopo una settimana non si ricordano più. È l'andazzo napoletano che deve finire. Franco è prepotente, è forte, perché noi abbiamo vissuto una vita insieme che però ha avuto delle lunghe parentesi. Noi abbiamo una differenza di età di quasi 9 anni, per cui quando lui era un giovanotto io ero un ragazzo. Poi lui è tornato dall'essere andato militare nel 43, lui è tornato dopo un anno quasi di essere disperso e nel 46 già era a Roma e da allora che si fu sempre a Roma, quindi noi abbiamo avuto delle parentesi lunghe nelle quali io crescevo da ragazzo,
ma lui era già un uomo fatto. E non mi possono venire a mente vari episodi, varie cose da dire. Per esempio, mi ricordo benissimo che lui aveva una passione per il disegno. Gli piaceva molto disegnare, non che fosse un grande disegnatore. Nostro padre è stato un grande caricaturista, faceva quelle che si chiamavano le planche, cioè la prima pagina dei giornali sportivi a Napoli. A Napoli c'erano 4-5 giornali sportivi, Uaghe Press, Correa Danaro, Monsignor Perrelli, vari altri. Lui faceva la planche di questi giornali ed era bravissimo nel disegnare bianco e nero, con l'inchiostro di tinta, con delle penne che allora si trovavano facilmente, che erano di bambù, ed erano sagomate in maniera tale che si infilava il pennino Perri. Era un pennino d'acciaio molto elastico con il quale si poteva fare un segno incisivo ricco di inchiostro. Allora lui, che gli piaceva molto il disegno, anche che non fosse un grande disegnatore, però traduceva le cose in immagini, facendosi pupazzi, che erano divertenti, erano bellissimi. Volevo fare un giornale per ragazzi, lo intitolò Ulisse, andò con queste carte, con i disegni di altri giovani napoletani, Marcello Andrisani, Steno Pacillo, Massimo Nunziata, Guido Tatafiore, bel pittore napoletano. Lui andò con queste carte a Firenze da Vallecchi perché lei stava riuscendo a fare questo giornale, ma poi mancarono come sempre i finanziamenti. Allora lui si divertiva a metterli in posa per ritrarli, per fare la figura umana nei vari atteggiamenti che lo incuriosivano, e io mi scucciavo ed insofferente di questo fatto di stare molto tempo in una posizione. E allora lui un giorno si rizzalò per questa mia insofferenza e mi strattonò un po', però dopo poco tornò a casa che era uscito e mi regalò il cincolo piccolo di Dickens. Ora, perché il ricordo di un libro? Per dire come la frequentazione dei libri fosse una cosa importante, vitale per i giovani. E il gruppo dei napoletani di Raffaele La Carri, Peppino Patrulli Griffi, Maurizio Parenzo, mi sfugge qualche nome, di Antonio Pinelli, no, ce ne siamo una gara, La Carri, Raffaele La Carri, c'era un certo Gianni Siniscalchi, che era la figura dell'intellettuale, ma però non riusciva. E allora questo partì per Milano con una macchina fotografica che avrebbe venduta per cercare di tenersi un po', però era destinata a non avere successo. Noi abitavamo a via San Pasquale, nel Palazzo di Concelli. Bellissima casa, grande, una totale nevera, un freddo mai visto. Le porte, perché non c'era, noi uscivamo da una guerra, non c'era un
attenzione, le porte ci provavano. E allora una domenica sera, Franco, Dudu, Maurizio Baggio, Tonino Pirelli e qualcuno, ognuno con una porta, improvvisarono una specie di concerto di Cicolini. Per dire come questi giovani, in effetto speciale, che non avevano sbocchi, non avevano canali attraverso i quali poter esprimersi, si inventavano anche le cose più astruse pur di avere qualche modo di esprimersi. Condividere. Sì, sì, perfettamente. Giorgio Napolitano, no, Giorgio Napolitano era un loro compagno di scuola, ma c'erano 2 anni di differenza, per cui loro con Giorgio si frequentavano piuttosto di rado. La nostra vita è stata così, fatta di cose abbastanza semplici. E lui, devo dire, non ha mai perso di vista Napoli, ma Napoli, la Napoli della cultura, la Napoli dei grandi personaggi. Franco non era una persona coltissima, però era uno che si sforzava continuamente di essere presente alle cose nobili napoletane. E allora Giambattista Vico, Benedetto Croce, erano delle frequentazioni, lui amava molto il centro storico, era stato introdotto al centro storico dal nostro nonno Ciccio Rossi, che era oriundo di Pizzo Calabro, ma i Rossi non sono calabresi, perché il Rossi è un cognome alto Lazio e Umbria, se ne trovano una quantità enorme. Questi Rossi calabresi, nonostante che un Rossi, che era il papà di Francesco Rossi, fosse carbonaro, fosse un impegnato, pagava, finanziava questi movimenti, e quindi finì male. Allora anche l'episodio doloroso dei martiri giacobini del 99, pensate un poco, in Napoli, che era una monarchia retta dai Borboni, Napoli ebbe il coraggio di farsi repubblica. Quando i Borboni fuggirono in Sicilia, pressati dai francesi, Napoli si fece repubblica, una repubblica che durò 6 mesi, con molte iniziative importanti, tra cui quella la più importante di tutte, l'abolizione della feudalità. La nostra rovina, la rovina del Mezzogiorno, è stato il feudalesimo che da noi è durato fino ai primi decenni dell'Ottocento. Pensate, una cosa che era simile nella feudalità, ma anche nella camorra, il fatto di stabilire i prezzi delle derrate alimentari. Questa è una cosa che io ho scoperto, ma che non ho ritrovato più altrove, né l'ho trovata citata da altri, cioè questa cosa importante, che i feudatari stabilivano i prezzi delle derrate alimentari, che poi loro stessi acquistavano per rivendere sul mercato. Ora la camorra ha agito nella medesima maniera,
la Camorra è la perfetta eredità del feudalesimo nell'Italia meridionale. Mafia, 'Ndrangheta e Camorra agiscono nella medesima uguale maniera del feudalesimo. Quindi quell'oppressione non cessa con i primi decenni dell'Ottocento, ma regge ancora con queste delinquenze organizzate di cui non riusciamo a liberarci, ma gli sforzi che si fanno non sono adeguati. Non mi fate dire, non mi fate dire, perché poi vado a ma mi pare che già hai detto parecchio.